Amici di Vano Varavà, siamo in compagnia di Filippo Dal Moro, che ha vestito la maglia del Novara Calcio agli inizi degli anni 2000 e non solo. Ben arrivato, Filippo. Buonasera e a tutti, soprattutto a tutti i tifosi del Novara. Torniamo indietro di qualche anno, iniziamo a parlare di due campionati che hai giocato in Serie A con la Roma tra il 95 e il 97. Che campionati sono stati? Ma sicuramente sono stati campionati importanti. In quel momento la Serie A era il campionato di riferimento dove tutti i più grandi giocatori avevano l'ambizione di venire a giocare. C'erano le famose sette sorelle formate da giocatori straordinari e quindi era un campionato di livello dove emergere era molto difficile e soprattutto la qualità sia del gioco che dei giocatori era molto elevata. Nel 99-2000 emigri in Grecia, dove giochi nell'AEK Atene e vinci anche una Coppa di Grecia. Che esperienza è stata? Ma sicuramente è un'esperienza diversa da quella italiana. L'approccio sia a livello di metodologia del lavoro, sia di qualità dei giocatori è talmente diverso, però la soddisfazione di aver vinto qualcosa mi lascia un bel ricordo e quindi sicuramente è stata un'esperienza positiva. Tra il 2001 e il 2004 hai disputato tre campionati con la maglia del Novara. Parlaci un po' di questi tuoi campionati con la maglia azzurra. Ma paradossalmente forse il più bello è stato il primo, dove abbiamo perso i playoff, però a livello di emozioni è stato quello più importante perché siamo partiti, eravamo terzi ultimi e poi è arrivato Mister Di Chiara, incredibilmente siamo arrivati terzi in campionato e poi siamo andati ai playoff. Purtroppo nel momento decisivo, per vari problemi fisici, non siamo stati competitivi nell'ultima partita con la Pro Patria, persa in casa, eravamo veramente a pezzi a livello fisico con molti giocatori, quindi abbiamo subito. Però quella è stata una cavalcata che secondo me è stata bellissima. Poi, ripeto, l'anno dopo è stato stupendo riportare il Novara in Serie C1 allora, perché è una società gloriosa e il suo blasone merita sicuramente categorie più importanti. Ecco, tornando un attimo alla tua prima stagione con Novara, quella del 2001 e 2002, sei stato capitano di quella squadra. Ecco, cosa hai provato ad essere capitano di quel Ma Novara? sono stato capitano quando è arrivato il mister Di Chiara. Sicuramente mi ha responsabilizzato, è stato un onore guidare quella squadra fatta di giocatori che alla fine si sono mestrati anche giocatori di livello, in quanto tanti hanno poi militato in squadre in Serie A, in Serie B, in categorie superiori. Quindi riserva un ricordo speciale e ancora oggi ci sentiamo, abbiamo una chat dove ci sentiamo e quindi il motivo più importante di quel gruppo era proprio l'affiatamento che si era creato, la situazione a livello anche oltre che calcistico, a livello di rapporti umani. Ecco, qual è stata la ricetta che Mister Di Chiara aveva trasmesso, visto che lui è arrivato a gennaio con un Novara penultimo in classifica e quel Novara concluse la stagione al terzo posto? Ma forse la spensieratezza, lui la radio nello spogliatoio. Piccoli gesti che poi alla fine ci hanno portato ad avere un po' più fiducia in quella squadra che secondo me, visti gli anni successivi, ha dimostrato di essere una grossa squadra. Parlando del Novara attuale, praticamente dopo la vittoria di domenica a Busto contro la Pro Patria, la squadra azzurra ha centrato l'obiettivo che era quello della salvezza. Adesso i tifosi iniziano ad alzare un po' l'asticella e a pensare al decimo posto, quello dove attualmente il Novara è, che porterebbe a disputare i playoff. La tua opinione a riguardo? Ma sicuramente la Pistoiese è una squadra abbordabile, quindi per il Novara entrare nei playoff, anche se magari non nelle primissime posizioni, potrebbe essere un obiettivo. Poi dopo, appunto, quando iniziano i playoff, le gare sono talmente difficili e particolari che episodi possono succedere e cambiare il destino di un campionato che sembrava magari in difficoltà e trasformarlo in qualcosa di importante. Parlando del Filippo Dal Moro attuale, di cosa ti occupi adesso? Io adesso mi occupo, alleno qui a Novara l'Under 16, dispiace in questo momento la situazione del Covid che quindi non ci permette di disputare test match o il campionato,
Già allenarsi è già un privilegio per questi ragazzi che in questo momento, rispetto ai dilettanti che sono fermi, hanno la possibilità di fare un po' di sport, che è quella cosa più importante alla fine. Ecco, hai detto appunto di Covid, a riguardo il non disputare gare con altre squadre, come si vive? Diciamo che alla fine i ragazzi un po' lo soffrono perché alla fine uno si allena per avere un confronto con altri ragazzi della loro età, di altre squadre, ed avere il risultato, il riscontro del lavoro settimanale. Sicuramente allenarsi è bello, però alla fine la partita è sempre la partita, come per tutte per chi gioca a calcio sa che quando c'è la domenica la partita è la cosa più importante. Il tuo messaggio ai tifosi azzurri e agli amici di Vano Varavà? Di dare un contributo a questa squadra perché possa ritornare nelle categorie a cui compete. Grazie.